non me l'aspettavo e quindi è ancora più gradita, nel senso che noi abbiamo sempre fatto un lavoro sincero, vero, trasparente, e Napoli ha questo volto. Napoli, devi entrare a Napoli per conoscere Napoli, ma questa è una frase anche dal punto di vista del cuore. Praticamente noi abbiamo capito Napoli, perlomeno io, nel corso degli anni, il suo vero volto, che sono poi le persone. È un bellissimo affresco e i colori, le tinte, sono proprio tutti gli abitanti di Napoli. C'è molto cuore, è una città con tante complessità, una città certamente non facile in certe aree, ma quale altra città non è così? Ditemi. Ma soprattutto Napoli ha una grandissima storia che risale all'epoca greca, che risale all'epoca romana, e già durante l'epoca romana qui si parlava il greco, era una città colta, una città diversa, con una sua personalità. E poi nel corso dei secoli, nel Medioevo, ha avuto il suo volto fino ad arrivare poi a essere una delle culle dell'illuminismo, con delle intelligenze, delle menti illuminate, e non a caso qui c'è il teatro d'opera più antico d'Europa, non è un caso, è una delle tante meraviglie che può darvi Napoli, basta essere preso per mano e andare a scoprirla. Il mio ultimo compleanno l'ho fatto qui, ho portato i miei figli per scoprire Napoli, abbiamo fatto 14 chilometri a piedi in un pomeriggio, ma erano entusiasti alla fine. Perché? Perché Napoli la scopri vivendola. Ora, ripeto, ci sono tanti problemi, inutile negarlo, però anche tante meraviglie che di solito non vengono raccontate. Noi con i nostri programmi cerchiamo di farlo e vi assicuro che, diciamo, stando qui a Napoli c'è davvero il piacere della scoperta. Dottore, il Consiglio di Stato ha detto di sì ai manager stranieri in Italia. Che cosa ne pensa lei? E io non mi occupo di queste cose, diciamo, lascio a chi se ne intende la scelta, anche perché poi diventa materia politica, eccetera. Diciamo che c'è un grande patrimonio nel nostro paese che può essere veramente la base, il trampolino per le prossime generazioni, soprattutto anche per i giovani di oggi. Io viaggio tanto, non ho mai visto così tante opere, così tante bellezze come in Italia. Sembra scontato dirlo, ma dalla campagna al mare, dai musei alle pinacoteche, diciamo anche ai siti archeologici. Qui a Napoli avete quello che è considerato, secondo me, il più bel museo archeologico al mondo, però il MAN. Però se nelle statistiche viene messo dopo il Met e il British, cioè il terzo museo al mondo, e c'è qui a Napoli, allora voglio dire, diciamo, avete un futuro pronto, perché ci sono già, c'è il carburante per il futuro, c'è non solo in Italia ma soprattutto a Napoli. Grazie ragazzi, dobbiamo... Lei ha raccontato in mille modi la storia dell'uomo, le sue evoluzioni, storia che è fatta di spostamenti, migrazioni. Che tempi viviamo oggi? Si alzano muri, si lasciano navi in aperto mare? Allora, noi se andiamo indietro nel tempo troveremo le stesse dinamiche. La cosa che ti colpisce di più nella storia è che la storia si ripete. Quindi bisognerebbe, secondo me, ed è anche un po' lo scopo dei nostri programmi, parlare di storia, mostrare la storia, raccontare la storia e quello che è successo, in modo da capire il presente e indirizzare il futuro. La storia è una vera e propria maestra di vita, e questo non bisogna mai scordarlo.